Ciao a tutti, benvenuti e bentornati in un mio nuovo video. Stavo dando un'occhiata sul sito di Douglas e mi sono imbattuta in questo. È una Christmas Beauty Box di Essence. Quindi è un calendario d'avvento. L'ho acquistato, oggi lo vediamo insieme. Come sempre, Douglas dà la possibilità di scegliere due campioni e io ho scelto questo contorno occhi di Shiseido. Riduce visibilmente le rughe del contorno occhi in soli 5 giorni, nuova formula potenziata, riduce contrasto e segni futuri. Quindi ho scelto questo campioncino e poi Burberry Hero of the Toilette, un profumo, il campioncino di un profumo. Ma è dove? Questo profumo mi piace. Per la crema di contorno occhi di Shiseido lo proveremo, anche se non so se durerà 5 giorni, però la proveremo. Allora, sul sito di Douglas, questa Christmas Box di Essence Make Winter Fun dovrebbe contenere 24 prodottini, quindi adesso lo apriamo e li vediamo insieme. Ci sono i prodottini. Allora, io non guardo, mi mangio così e vediamo insieme di scoprire cosa c'è. Il primo prodotto è questo, 24 su 7 Care and Protect Gloves. Sono guanti, sono guanti. Questa non me l'aspettavo veramente, questa proprio sono guanti in cotone, sono guanti in cotone. No, non me l'aspettavo. Questa non me l'aspettavo. Sono bellissimi. Sono bellissimi. Sono da serata, da una serata. Allora, vediamo un po'. Ok, possono essere indossati dalla mattina alla sera, possono essere indossati dopo aver fatto una maschera mani in modo da non sporcare le lenzuola, oppure possono essere indossati per andare a fare la spesa, per proteggere le mani dalla sporcizia, così. Possono essere indossati sotto ai guanti in lattice, taglia unica, riutilizzabili, quindi si possono lavare un paio di guanti firmati Essence. Mi ricorda tanto King Lion, la linea. Ma quella era di Revolution. Sì, magari sono comodi dopo aver fatto una maschera, ecco, aver messo la crema alle mani, quindi da mettere prima di andare a letto la sera, poi le mani non respirano più. Un paio di guanti, ok. Questo è il primo prodotto che troviamo. Ah, ok, il secondo prodotto che vediamo è questo, quindi Stay 8 ore matte, un liquid lipstick, ok, mask proof vegan, la tonalità è 02 dark face. Vediamo insieme il colore. Bello, molto bello questo colore, bellissimo, quindi dovrebbe diventare matto adesso. Questo mi piace molto il colore. Aspettiamo un po', vediamo se si asciuga. Altro prodottino, ok, questo lo conosco già. Questa è una penna che serve per correggere nella stesura dello smalto, se si va un po' fuori, diciamo, per correggere i bordini.
È utile questa. E così, quindi con questo si va appunto a correggere se si va fuori con lo smalto, e dietro ci sono delle punte, altre punte che si possono cambiare. Questo lo conosco, è utile, è molto utile secondo me, anche se io non utilizzo così tanti smalti. Andiamo a prendere un altro prodottino. Ok, questa è famosissima, la Cirque Essence Brighten Up, nella colorazione 10. La conosciamo, abbiamo provato già un altro calendario, io l'avevo già acquistato nell'haul precedente, quindi comunque va bene, sempre utile. Altro prodottino che andiamo a trovare, allora, quindi la colorazione, cioè qua dice 04 Amethyst. Questo è interessante. Ultra Long Lasting Eye Pencil Smoky Crystal. Non bisogna temperarla, ma è automatica. Swatchiamo insieme il colore. Questo è lo swatch. È satinato ed è un violaceo, un viola amerista, appunto, ecco, qui si vede la sfumatura di colore. Sembra nero, ma in base a come lo colpisce la luce invece è proprio, ecco, è bellissimo, molto bello, molto bello. Questa è una novità, invece di trovare magari sempre la solita matita nera, che comunque è sempre utile. Questo mi piace, è una novità. Ok, un altro prodottino, siamo a 4-5. Un altro prodottino che abbiamo pescato è un lipstick a collagene con effetto plumping. Il colore è Cool Collagen 200, 205. E lo vediamo insieme. Qua è chiuso, sigillato. Ok, ecco, un bel rosso, 205 rosso di sera, di pomeriggio, rosso di pomeriggio. Se è cremoso. Un bel rosso. Un bel rosso acceso. Questo nel frattempo chissà se si è asciugato. Un rossettino rosso, e anche comunque sembra più grande rispetto agli altri di Essence, sembra un po' più grande. Sì, comunque questo si sta asciugando. Qui forse ancora no, perché ne ho messo molto, quindi ma poi allora. Un altro prodottino che andiamo a trovare è questo, e sono due spugnette per la cipria. Allora, sì, sono le classiche spugnette che si trovano nelle ciprie, ecco, quello è il materiale. Però sono molto simpatiche perché hanno, lo faccio vedere se ci riesco, ecco, questo disegno. Sono molto molto simpatiche. E questo è il lato, appunto. Questo è lo spessore. Sono le classiche spugnette che si trovano dentro le cipre, sono due. Qui dietro dice che possono essere utilizzate per qualunque tipo di texture, powder texture, per qualunque tipo di texture di cipria. E poi basta lavarle con l'acqua e farle asciugare all'aria. Qui. Quindi questa è un'altra cosina che troviamo. Pestiamo, pestiamo, pestiamo. Ok, un altro prodotto che troviamo è un prodotto unghie.
per chi utilizza questo tipo di prodotto. Vabbè, il colore è bello in effetti. Nice in style. Nude. Ok, bellina anche la custodia, devo dire. È classica, però è simpatica. Mi piace molto la custodia, questa è anche riutilizzata per altro. Una confezione di unghie finte. Poi andiamo a pescare. Troviamo un altro Stay Matte Liquid Lipstick, però il colore di questo è Mad About You 04, quindi questo è l'altro prodottino, è la tonalità. Andiamo a provare. Anche questo sembra più rosso. Lo so, e lo sbocciamo qui. Sì. È più scuro, ma sempre color amaranto, diciamo. Ha delle tonalità di rosso, ma anche di magenta, di fucsia, ecco. Bello, un bel colore comunque. Ok, siamo un altro prodottino Lavra. Poi. Ok, quindi giustamente troviamo il liquid lipstick, troviamo anche una lip pencil long lasting. Long lasting è qua, nel culetto. 25 Lovely. Vediamo il colore, facciamo uno swatch. Ah, ok, quindi questa può essere, potrebbe essere utilizzata. Certo, questa sembra un po' più scuretta quando si asciuga. Questa invece resta un po' più chiara. Però quindi una lip pencil. Poi questi sempre apprezzati, un lip gloss, questi di questa linea, ecco, è strano il colore, questa è la colorazione e lo vediamo, non l'avevo mai visto, trovato, non l'avevo mai trovato, visto sì, di questo colore. Vediamo il profumo. Sa di fragola. Vabbè, no, non lascia colore. Un po' di perlescenze ed è freddo, ma non rilascia colore. Questa linea di lip gloss io lo adoro, mi piace molto. Rende le labbra morbide ed è piacevole sulle labbra, quindi mi piace averlo trovato anche perché io. Questa colorazione, questa tonalità non ce l'avevo. Poi andiamo avanti, troviamo una limetta per unghie anti-split file step 2 extra gentile. Mi piace molto trovarle in queste custodie di plastica. Questa è, ah, c'è step 1, step 1 shorten, accorcia, e step 2 shape, forma, rifinisce, quindi. Ah, interessante, questa è diversa dalle altre. Se le venderemo tutte. No, scherzo, scherzo. Oh, un altro prodotto apprezzatissimo è un pennello occhi. Un pennello occhi a taglio, questi li adoro. Bellissimo. Ok, grazie mille. Questo lo mettiamo subito qui con gli altri. Erano quelli puliti? Sì. Questi li adoro, questi a taglio. Li uso moltissimo, mi sono molto utili. Poi, ho trovato un pezzo di qualcosa, di questo.
Magari è uno sfumino. È un colorino questo. Cos'è? Cos'è? Brow powder e define pen. Ah, quindi questa è una penna per sopracciglia che definisce. Quindi c'è una penna che definisce e poi la polvere. Com'è che funziona? Quindi da questo lato. Ah, ok. È una matita, ma. Ecco, quindi riuscite a vedere, questa è la forma. Se io la esco tutta, forse è ancora meglio. Ecco. Questa è la forma, quindi è triangolo. Questo è il colore. Rilascia colore. Allora, qui dice che bisogna utilizzare la spugnetta per riempire gli spazi vuoti e poi per andare a definire le sopracciglia dice di utilizzare questa punta a triangolino, non so se si vede. Ok, impareremo ad utilizzare questa arnese. La colorazione è 02 World Dark Brown. Ok, un prodotto sopracciglia. Ok, un altro prodotto per le unghie. Serve spingere le cuticole comunque per fare. Ok, poi. Questo lo conosco. Vabbè, avrò una bella scorta. Questa è una maschera per le sopracciglia. Va appunto, l'apro perché tanto lo sto utilizzando per ora, quindi finisco quella e comincio quest'altra. Questo prodotto è trasparente appunto in gel, va applicato sulle sopracciglia la sera e tenuto tutta la notte. Quindi una maschera per sopracciglia, no, aspetta, ci sono un po' più di prodotti sopracciglia. Poi un altro prodottino è, quindi questa dovrebbe essere per. Ora vediamo. Allora, sei. Ah, quindi stessa linea del liquid lipstick. Stay e Hour Lip Liner. Quindi stessa linea di questo. Mi sa che fosse però. Questo, ora andiamo a vedere la lavorazione. Ok, così automatica. Poi ci dovrebbe essere, infatti c'è anche il temperino dietro. E vediamo il colore. Ok, non ha a che vedere né con questo né con quello perché è 07 Honest. Però si avvicina molto a Mad About You, si avvicina. Quindi una matita labbra, poi una palettina bronze, questa l'abbiamo già trovata, Bronze This Way. Questi sono i colori, non so se. Trovata appunto già allo specchio. Comunque sono contenta perché alla fine sono colori che a me piacciono. Vabbè, la regalerò a qualcuno che adora questi colori come me. Poi semi matte 25, un lipstick. Bronze
nude rosato. Ah, ecco. Ecco fatto, abbiamo trovato la combinazione. Quindi questi vanno insieme. Questo è il rossetto, questa è la matita. Poi un altro prodottino interessante che andiamo a trovare è questo blush. La colorazione è questa, 40, sì, 40 The Berry Connection. Da quello che dice dovrebbe essere anche luminoso. È bellissimo, è veramente bello. Sì. È luminoso, poi proviamo. Sì, per la mia carnagione si vede poco, però è luminoso. Ed è rosa. Questo è il colore. Sicuramente per una carnagione un po' più chiara è più adatto, però si vede, sono più da blush aranciati che rosati, però proviamo un altro prodotto labbra Long Lasting 07 Honest. Ah, ecco fatto, quindi Honest è con questo che va. Ecco, esatto, è lui, è con questo che va onesto. Ok, e questo è cremoso, non è wow. È un lipstick, mi piace il pack, mi piace molto il pack. Andiamo a riprovare la matita. Ecco, sono loro. Questa è la matita e questo è il rossetto. Poi una matita occhi. Interessante. Mi piace che sono tutte che sono automatiche. Bella. Shimmerino. Bello, bel colore. Anche per fare l'angolo interno dell'occhio. IT Long Lasting matita occhi. Bene, questo un altro prodottino, quindi mi sa che è un calendario dell'avvento, fai da te, senza bustine, è una box. La prendi e la regali. Brow Like a Boss Ink Brow Gel Waterproof, 72 ore di durata. No, non sei trasparente, ma sei Ash Brown 04 Ash Brown, che è il mio colore. Quindi sono felice perché potrò utilizzarlo. Primario così c'è scritto qua sotto Waterproof Ink Brow Gel Brow Like a Boss. No, no, mai l'ho visto questo prodotto, ma non l'avevo non l'avevo mai provato. Quindi tu lo metti e come lo metti? Lo metti? E poi lo sfumi? È liquidissimo. Bisogna fare attenzione a non farselo colare addosso perché probabilmente poi si asciuga.
Sì, non lo togli più. Resterà per sempre, forever and ever, sulla mia mano. Ah, ok, quindi comunque a lunga tenuta sicuramente. 72 ore ci credo. Certo, è l'applicatore che non è. Ah, ok, quindi si può. Ho capito. Quindi si può bagnare il pennello lì nell'applicatore e poi invece dei bottini a crema. Si bagna il pennello all'applicatore e poi si disegnano le sopracciglia e la tenuta è questa. Quindi, ok, ora ho capito. Bene, ah, così mi piace. Ora è chiaro. Poi, ma siamo arrivati già a 24, e io perché questo è l'ultimo prodotto. Aspetta un attimo. Vediamo un attimo insieme. È buona. Questo è l'ultimo prodotto, quindi allora una palette pour nude. Qui c'è scritto 10, ecco qui, Sunlighter Reloaded. Quindi è una palette viso, c'è uno specchio grande, è una palette viso. Quindi c'è una palette occhi e una palette viso. Sono tutti illuminanti, mi sembra di capire. Ok, questo era l'ultimo prodottino, o il primo, quale volete voi, comunque diciamo. E questo appunto è in conclusione. Sono 24 i prodotti, come abbiamo potuto vedere. Non vi ho detto il costo è di 34,99 ed è almeno fino a questo momento disponibile solo nel sito di Douglas. Devo dire, sembra un calendario dell'avvento. Christmas Box, Beauty Box, scusate, Christmas Beauty Box, 24 prodotti, quindi 24 giorni. Tra l'altro, questo è un calendario. Sta pure. Quindi non lo so, potrebbe essere un calendario dell'avvento, semplicemente una box per Natale. Fatemi sapere se vi è piaciuto. Vabbè, sono prodotti Essence, quindi io adoro, comunque, a prescindere, mi piacciono molto i prodotti Essence. Sicuramente prodotti che utilizzerò, tranne magari quelli per l'alimento, sì. Alla fine i prodotti per le unghie, cioè, non sono moltissimi. Sono tre, se non ricordo male. Questa la utilizziamo tutti, in linea di massima, potenzialmente, dico, un prodotto utile. Questo anche, questo. Vabbè, quindi sono contenta. Non ci sono smalti. sono contenta. Questo mi lascia un po' perplesso, però. Si possono utilizzare così anche magari per chi non vuole i guanti di lana in inverno, però vuole comunque tenersi le mani protette. Va bene. Sono molto contenta di aver aperto con voi questa beauty box di Essence Christmas e tutto quello che è. Fatemi sapere se vi è piaciuta la box. Spero che il video vi sia piaciuto, spero di avervi tenuto un po' di compagnia e di avervi anche fatto vedere qualche prodottino. No, non dico no, questo, cioè, magari qualche prodottino che non si vede sempre di Essence, ecco, perché questo mi incuriosisce molto. Mi ispira molto. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like. Se non siete ancora iscritti al mio canale, che state aspettando? Noi ci vediamo in un prossimo video. Vi mando un bacio e vi auguro una buona giornata. Ciao!